20 ulivi, 15 alberi da frutto e presto anche 3 filari di viti per permettere ai 200 studenti dell'indirizzo di agraria dell'Istituto Tecnico Datini di passare dalla teoria alla pratica nel loro percorso di studio. È il giardino didattico inaugurato questa mattina grazie a Prato Forest City, il progetto del comune per rafforzare il verde urbano. I privati e le imprese possono acquistare e donare alla città nuove piantumazioni. È quello che è stato fatto al Datini grazie alla generosità di un vivaio. Con una sola azione si centrano due obiettivi: l'abbattimento dell'inquinamento proveniente dal vicinissimo viale Leonardo da Vinci e il sostegno alla didattica. L'Istituto Agrario, insieme in questo connubio con l'Istituto Professionale Alberghiero, appunto qui del Datini, insomma, sembrano appunto fatti apposta per creare questo circolo virtuoso, no? Quello che si produce nel nostro campo sperimentale viene poi utilizzato in cucina dai ragazzi dell'alberghiero. Con l'occasione, sempre nell'ambito del crowdfunding sociale del progetto Prato Forest City, è stata lanciata la campagna Dona un albero. I cittadini potranno acquistare una pianta a 150 euro, darle un nome e scrivere una dedica abbinata che con un QR code verrà visualizzata sul posto e online. Il comune di Prato si farà carico delle spese di posa, manutenzione ed eventuale sostituzione in caso di non attecchimento. L'albero donato sarà piantato nel periodo dell'anno migliore entro 7 mesi dalla donazione. Le prime 3 aree dove si può già da oggi donare un albero sono Galceti, via Picasso, via Caduti senza Croce a Maliseti. Prato Forest City ha avuto una prima fase di sperimentazione che sostanzialmente è consistita nel mettere a disposizione 5 aree, anzi molte di più, alcune per i cittadini, altre per le imprese e le associazioni, che hanno visto poi dopo impegnati in particolare cittadini, associazioni e imprese in tantissimi interventi. In questo momento quindi, attraverso la prima fase della sperimentazione, sono stati piantati o sono in fase di piantagione circa 400 alberi. Oggi riusciamo a fare in modo tale che i cittadini possano donare un albero.